a bordo della superpetroliera Heaven, battente bandiera greca. L'equipaggio sta ultimando lo scarico di una parte del greggio iraniano imbarcato nel Golfo Persico. Tutto procede con estrema tranquillità. Manovre di routine, più che collaudate, che non lasciano spazio a cattivi pensieri. Ma improvvisamente, qualche cosa non funziona. Una forte esplosione si sviluppa a prora della tank numero 2, squarcia le fiancate della nave e lancia in mare ad un centinaio di metri di distanza parte della copertura in acciaio. Nei giorni e nelle notti successive il relitto, monco dei primi 90 metri di prora, diviene una vera e propria torcia semigalleggiante. Alle 10.15 del 14 aprile giunge l'epilogo. La Heaven da quell'istante è preda del mare. Il fondale di Arenzano la accoglie, divenendone il custode. La culla nella quale trova quiete e serenità, dopo una vita terrena assai tormentata. In questi anni, il relitto della ex superpetroliera è divenuto un vero e proprio must per i subacquei di mezzo mondo. Malgrado sia monca della prua, la Heaven misura ancora una lunghezza di circa 250 metri per 50 di larghezza. In altezza poi si potrebbe paragonare ad un palazzo di 18 piani. Non a caso, essa è stata eletta la regina del Mediterraneo. Viene denominato itinerario standard perché rappresenta l'immersione classica per chi si avvicina per la prima volta alla Heaven. Pochi minuti impieghiamo per raggiungere il primo punto di contatto con la Heaven. Si tratta della controplancia, il tetto della cabina di comando, il quale si trova a 33 metri di profondità. Da questo punto giungono e ripartono tutte le immersioni che si svolgono sulla Heaven. È una superficie molto ampia, ma la oltrepassiamo lungo il fianco sinistro, perché il nostro interesse va direttamente al piano sottostante, il ponte di comando. L'esplorazione si presenta come una semplice passeggiata, in quanto nel vano da cui il comandante governava la nave, le uniche paratie rimaste in posizione sono quelle che delimitano la piccola sala nautica. Dell'arredo nulla è sopravvissuto allo scempio prodotto dalle fiamme. Sono scomparsi gli strumenti di navigazione, oltre alla stazione telefonica interna. Tutto è stato sostituito integralmente dalle ostriche. Prima di uscire nuovamente in acqua libera dall'ingresso opposto, facciamo un incontro un po' singolare. Una copia della statua del Gesù Bambino di Praga a cui è intitolato il santuario, situato sulle alture di Arenzano. Siamo nuovamente all'esterno del castello di comando.
Soltanto adesso, nuotando tra i vari ponti, ci rendiamo conto della reale dimensione del relitto. Tutto è avvolto da numerosi banchi di pesce. La Haven è diventata un rifugio ideale per diverse specie marine. Altro punto di interesse a cui dedichiamo la nostra attenzione è il Bigo di Dritta. In testa d'albero si trova ancora il bozzello nel quale scorreva il cavo d'acciaio. Di Bigo se ne trova anche uno sulla sinistra della nave. Venivano utilizzati come gru per il carico di materiale o merce e potevano sollevare fino a 12 tonnellate. Abbandoniamo anche questo punto di interesse e andiamo a far visita alla parte terminale della ciminiera. Originariamente era più alta, ma per ragioni di sicurezza legate alla navigazione è stata tagliata ed abbassata. Il taglio mette a nudo una vera selva di tubi che giungono dal ventre dello scafo. Il punto di vista da quassù è molto singolare. Si ha la sensazione di essere su una torre in pieno mare. Questo, come per la controplancia, è un ottimo punto di avvistamento, quando è stagione, del pesce di passo. Suggestivo poi è il percorso che si segue per proseguire l'immersione e ritornare al punto da cui siamo partiti. Infatti, per passare in quota dalla ciminiera al castello di comando, è stato teso un cavo che, oltre a guidarci rapidamente, è un valido punto di sostegno quando è presente una leggera corrente. Concludiamo così questa affascinante esperienza. Ci aspettano un po' di minuti di decompressione, ma ne valeva la pena per rendere omaggio alla regina del Mediterraneo.